amici, dopo l'unboxing siamo qui per la video recensione dell'Asus Zenfone 5. Due parole prima di cominciare? Sì, sbalordito. Una. Allora, cominciamo con le caratteristiche tecniche. Abbiamo un processore Intel dual core con 2 GHz, una memoria RAM da 2 GB e una memoria interna con 16 GB. Apriamo il flip e vediamo uno schermo da 5 pollici con risoluzione 720x1280. E proseguiamo innanzitutto dalle cose che saltano subito all'occhio, come l'interfaccia e le icone molto semplici e pulite. I colori sono brillanti e definiti, questo grazie anche a un'app tutta di casa Asus che si chiama Splendid. Cosa permette di fare questa app? Permette semplicemente di regolare la luminosità e la gamma dei colori. Come potete vedere, cambia effettivamente la tonalità dello schermo. Andiamo avanti, e lo stesso vale anche per i suoni. Forse sono appena più bassi della media, ma questo non rappresenta affatto un problema, perché come per le immagini, anche per i suoni esiste un'app di casa Asus chiamata Procedura Guidata. Cazzo Asus, non ci credo che non sei riuscito a trovare un nome più originale. Comunque, a parte questo, funziona bene e funge un po' da equalizzatore, andando a scegliere le varie modalità. Andiamo avanti, è molto bello e simpatico, è What's Next, che sincronizzandosi con il calendario e il meteo ti tiene sempre aggiornato sulle prossime attività, oltre che a saperti consigliare l'ideale da poter indossare. Infatti qui dice che domani sarà parzialmente soleggiato con episodi di pioggia, quindi sarà meglio indossare un impermeabile leggero. Spostandoci poi nella fotocamera possiamo dire che è molto buona e con molte opzioni. Quelle che si differenziano dalle canoniche sono senz'altro indietro nel tempo, luce bassa, miniatura, profondità di campo e animazione GIF. Indietro nel tempo che permette di scattare una sequenza elevata di foto nell'arco di una frazione di secondo e quindi di scegliere qual è la migliore fra queste. Luce bassa è davvero molto interessante perché si differenzia dalla modalità notturna, in quanto la modalità notturna aumenta semplicemente la luminosità della scena, mentre con la modalità luce bassa aumenta, oltre alla luminosità, anche la nitidezza, quindi escono delle foto decisamente migliori. Miniatura e profondità di campo invece permettono di mettere a fuoco in stile macro degli oggetti e di sfocare lo sfondo. Mentre animazione GIF credo sia inutile spiegare la funzionalità. Mentre per quanto riguarda la videocamera possiamo dire che fa video in HD con 720 di risoluzione e come opzioni abbiamo la classica automatica, luce alta che è la stessa di luce bassa della fotocamera, miniatura che è la stessa e rallentatore. E qui mi tocca aprire una piccola parentesi, poiché non c'è termine più sbagliato e fuorviante, in quanto non fa dei video al rallentatore, bensì in timelapse. E per chi non sapesse cos'è il timelapse, è quella tecnica cinematografica. Pa! Ehi! E non ha chiamato ancora. Ciao! Cazzo, era arrivato. Per chi non sapesse cos'è il timelapse, è quella tecnica cinematografica in cui la frequenza di cattura è di molto inferiore rispetto a quella di riproduzione. E proprio per questo il tempo all'interno del filmato sembra scorrere molto più velocemente. Per fare un esempio, questa tecnica è molto utilizzata nei documentari naturalistici quando viene mostrato il ciclo giorno-notte. Usciamo dalla fotocamera e spostiamoci nelle impostazioni. E troviamo il wifi, il bluetooth, la possibilità di impostare il cellulare come router hotspot wifi e andando avanti troviamo la modalità risparmio energia, che lo troviamo anche come widget. Poi troviamo le impostazioni personalizzate Asus, che ci permette di impostare la lunga pressione del tasto delle impostazioni, che corrisponde al tasto centrale nei dispositivi Android, e quindi di impostare la sua funzione tenendolo premuto a lungo. Io per esempio ho messo lo screenshot, la possibilità di scegliere il formato della schermata acquisita,
La modalità guanti, che permette anche d'inverno di utilizzare il dispositivo persino con i guanti, e di poter impostare tutti i vari account. Torniamo alla home e possiamo dire che facendo scorrere la tendina dal lato sinistro abbiamo tutte le notifiche che ci arrivano da Facebook, da WhatsApp, dai messaggi, dalle chiamate, tutti i tipi di notifiche. Mentre facendola scorrere dalla destra abbiamo le varie opzioni che possiamo avere istantaneamente, come la torcia e altri tipi di opzioni. Ovviamente facendola scorrere da destra possiamo scorrere automaticamente in quella di sinistra con la semplice pressione del tasto. Andiamo nella galleria, così vi mostro la qualità delle immagini scattate. Questa per esempio è la foto scattata questa mattina al bar. Possiamo vedere che è davvero molto ben definita. Vedrò di far scorrere altre immagini a fine video. Andiamo avanti, queste sono le immagini di default, sono effettivamente molto ben definite. Prendiamo questa per esempio, possiamo notare che i colori sono davvero ben luminosi. Credo di essere arrivato verso la fine del video e volendo tirare due conclusioni, posso dire che abbiamo tra le mani un cellulare davvero eccellente, soprattutto per chi volesse portarsi a casa, non spendendo molti soldi, un cellulare davvero ottimo sotto tutti i criteri. Infatti costa 200 euro tondi tondi dal sito ufficiale della Asus. Chiudiamo la flip, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mettete un bel mi piace e condividete, e non dimenticate di fare le domande al vostro cellulare. Avrà tanti mi piace questo video? Perfetto, grazie, ciao amici!